Una cicogna che veglia i pulcini nel nido, il volo di una colomba con le ali colorate, un cielo solcato da un arcobaleno variopinto. Immagini di pace, disegnate dai bambini ucraini, saranno in mostra a Palazzo Birago fino al 22 settembre. Il progetto, nato dalla collaborazione tra le Camere di Commercio e alcune associazioni di volontari, parte all'inizio della guerra da un'idea della direttrice della Scuola d'Arte di Kherson, Yulia Slipic. I bambini si sono molto chiusi, hanno smesso di parlare, hanno smesso di sorridere, hanno smesso di ridere e Yulia in quel momento ha capito che doveva dare quel sostegno in più psicologico che magari in quel momento i genitori non erano in grado di dare. Per ovvi motivi. E quindi cosa ha fatto? Proprio quasi il giorno dopo ha chiesto ai bambini, non importa dove erano in macchina, erano in sotterraneo, erano che si stavano trasferendo in un'altra città, ha chiesto di disegnare quello che per loro è la pace, visualizzare quello che vorrebbero vivere, la situazione che vorrebbero vivere. La risposta è stata quasi sorprendente. Ci sono arrivati più di 2000 disegni in 3 settimane, quindi abbiamo avuto proprio una risposta immediata e quindi da lì siamo partiti con una serie addirittura di mostre che inizia a Torino, appunto, che è stata inaugurata ieri a Torino e poi continua in tutta Italia. L'obiettivo della mostra, aperta dalle 9 alle 19 a ingresso gratuito, è far vedere il mondo attraverso gli occhi dei bambini. Occhi che immaginano colline tappezzate di fiori, ma anche occhi che raccontano la morte attraverso un foglio bianco. Questa mostra è sicuramente il punto di partenza per quello che sarà lo sviluppo di una collaborazione fattiva e dico la verità, l'abbiamo presa molto a cuore questa cosa. Mi sono anche molto commosso a vedere queste opere di questi bambini, soprattutto per quello che rappresentano. Per cui non possiamo fare altro che dargli una mano il più possibile concretamente. Interventi fattivi che si sostanziano anche nella ripresa degli scambi economici con il paese in guerra. E poi, come dire, anche il rapporto con la Camera ucraina ci porta a cominciare a ragionare anche di relazioni economiche, che sono poi il nostro fine fondamentale. Quindi ci auguriamo che la pace torni presto e con questo anche la possibilità di scambi economici e di business con l'Ucraina.